Risotto al radicchio rosso. Il risotto al radicchio rosso è una ricetta di origine veneta, un piatto autunnale-invernale perfetto per febbraio. Il radicchio rosso è ricco di vitamine e di sali minerali, che lo rendono un piatto nutriente ed equilibrato. Il risotto al radicchio rosso è una ricetta dai sapori decisi, ideale per una cena tra amici o con la famiglia. Per preparare il risotto al radicchio rosso, occorrono i seguenti ingredienti. Radicchio rosso, cipolla, burro, parmigiano reggiano, brodo vegetale, riso, vino bianco. Procedimento. Iniziate la preparazione del risotto al radicchio rosso, pulendo e tagliando a listarelle sottili il radicchio rosso. A parte, fate fondere il burro in una padella, quindi aggiungete la cipolla tritata e fatela soffriggere per qualche minuto. Unite il radicchio tritato e fatelo cuocere a fuoco lento per un paio di minuti, mescolando di tanto in tanto. Versate il riso e fatelo tostare a fuoco vivo, quindi sfumate con il vino bianco. Quando il vino sarà evaporato, iniziate ad aggiungere il brodo vegetale. Regolate di sale e di pepe, e mescolate di tanto in tanto, fino a cottura del riso. Quando il risotto è cotto, spegnete il fuoco, aggiungete il parmigiano reggiano grattugiato, mescolate con un cucchiaio di legno, quindi servite il risotto al radicchio rosso ben caldo.